Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in The Long Dark. Come al solito io sono Bruce Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video, in questo survival difficilissimo, perché proprio qua, in questo freddo, neve, lupi, orsi, mancanza di acqua, mancanza di cibo, c'è di tutto in questo survival con una storia eccezionale e andremo avanti, ma mi raccomando supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist, questo gioiello di questo survival che è un gioiello. Detto questo, andiamo in game. Ed eccoci qua in game, eccoci qua amici. Allora, andiamo a vedere perché la missione che fa scattare poi ovviamente il trigger per andare avanti nella storia è sicuramente questa. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo procurare altro combustibile che in realtà probabilmente già abbiamo. Infatti abbiamo del carbone, molto, abbiamo 10 di questi, legna di cedro. E io direi che per ora va bene. Poi dopodiché dobbiamo procurare, ecco qua, il cibo. Per cui mi porto dietro il fucile da caccia. Dopodiché l'antibiotico preparato da per Reishi qua bisogna... per sembra di un tizio. Ma va bene. Dobbiamo fare anche quello. Tante robe da fare. Allora, via tutta sta roba. Bisogna un po' alleggerirci. Non tanto, ma un po'. Quindi via tutto quello che non è necessario, come abbiamo già fatto. Questi qua ce li teniamo, assolutissimamente. Qua la lanterna antivento, via, via che risparmiamo un bel po' di peso, assolutissimamente. Queste cose ce le portiamo, potrebbero essere utili, queste anche. Abbiamo bisogno di bere. E qua stavo già preparando, guardate, 5 minuti per bollire e poi l'acqua. Qui sarà potabile e intanto mentre aspettiamo andiamo a vedere come qua nelle missioni appunto abbiamo questa e poi abbiamo le altre. Nella mappa, attenzione, allora la mia idea qual è? Andiamo da questa parte qua dove ci dovrebbero essere altre case, ma poi abbiamo una bella missioncina qua, Black Rock, e una qua, Storia Incredibile, che è molto lontana. Bisogna capire, bisogna... veramente capire cosa fare. Com'è il tempo fuori adesso? Com'è? Cioè fa caldo? Non fa caldo? Non fa caldo? Non mai. Pure una bufera di neve. Allora proviamo comunque ad andare, perché dalla parte di qua, beh, innanzitutto vedete che qua c'è già qualcosina, ma anche di qua più avanti di qui, quindi bisogna un po' vedere, vedete? Qua non ci siamo mai stati, magari troviamo qualcosa. Sì, non si vede una mazza. Ecco cosa poteva servire, non si vede niente. Dobbiamo recuperare assolutissimamente la lanterna. Non si vede una stramazza di niente. Che cavolo, dai, forza. Passiamo di qua. Sembra che vada a fuoco la casa, ma in realtà non va a fuoco la casa. Riprendiamo la lanterna. Sta sorgendo il sole, però attualmente non si vede ancora una mazza di niente. Quindi andiamo a riprendere la lanterna. Ci faremo... cosa dobbiamo fare? Ci faremo l'idea che dobbiamo portare anche pesi. Tipo lanterna. Dove cavolo è la lanterna? Qua abbiamo da mangiare. Tra l'altro mangerei. Qua abbiamo 5 funghi di Reishi, ma ne dobbiamo trovare altri. Questo è vuoto. Proviamo da qua. Era qua la lanterna. Anche qua però abbiamo funghi di Reishi. Un fungo di Reishi. Dove cavolo ho lasciato la lanterna? Eccola qua. Oh, là. Vai. Allora, dobbiamo anche mangiare, dobbiamo anche bere. Bisogna fare un bel po' di cose, quindi direi subito, assolutissimamente subito. Via, un goccino d'acqua. Oh, là. Via, bistecchina. Ci dà un po'. Bistecchina di lupo. Vai, e siamo pronti.
siamo prontissimi, possiamo tornare là, possiamo andare a vedere se già c'è qualcosina di interessante da questa parte qua. Poi possiamo andare in quelle case là in fondo, giusto per capire se troviamo qualcosa. Allora, andiamo qua. Una nuova alba, guardate qua, roba strana. Vede niente, rotolo di giornali, della gassosa, qua c'è un visore con niente. Qua niente, non si vede una mazza ancora, ma è possibile che è così buio? Ma non può essere così buio. Ah, vediamo un baule, se magari c'entro qualcosa, niente. Poi possiamo aprire anche il cofano, la batteria. Serve per pezzi di ricambio, smontare cose, ma sinceramente non ci interessa per ora. Andiamo a vedere qua, non c'è niente. Apriamo qua, porto oggetti, magari c'è qualcosa, niente, vuoto. Proprio vuoto. Questo non c'è niente. Niente. Dobbiamo andare per forza. Qua c'è una macchinetta. Andiamo a vedere un attimo un po' intorno qua. Intorno qua magari c'è roba? No. C'è una mazza. Questo non si può aprire, peccato. Andiamo qua allora a questo punto. Entriamo. Vediamo se si vede qualcosa in più. Sì, si vede qualcosa in più. C'è roba da mangiare, per fortuna. Molto bene. Allora, andiamo qua. Prendiamo assolutissimamente, che poi probabilmente c'è lo shortcut per prendere già la torcia lì. E non so dove è finita, eccolo qua. Usa. Direi accendi. Per ora accendiamola velocemente così. Abbiamo la zuppa, ce la prendiamo su. Questo, ottima cosa. Apriamo il frigo. Come è aperto il frigo, lui non l'ha aperto nessuno, ma va bene. C'è un bel po'. Grotta perduta. La caccia alla grotta è un rito di passaggio per i pochi giovani rimasti a Pleasant Valley. Negli ultimi anni è uno dei pochi modi per evadere dalla realtà, dall'estremo isolamento in queste zone. È un modo per andarsene anche per chi non se ne può andare. Va bene. Abbiamo un altro libro, tutta roba buona. Raggiungi la grotta di Misty Falls. C'è un cadavere congelato qua. Brutta roba. Nota dei Forest Walker nel bunker. Questo vecchio se n'è andato chissà dove, ma deve essersi lasciato dietro dell'attrezzatura. In ogni caso non ci restano altre scelte. This stuff will come in handy. Dei guanti semi nuovi non ci servono. Vediamo se il cadavere. Abbiamo sbloccato altra roba. Combustibile per lanterne, accelerante, antisettico. Oddio di roba c'è qua. No, vai giù. Kit da cucito, ok. Poi, controlliamo bene. Cavolo, questo posto qua, pensate, era qui. Guardate qua. E non l'abbiamo mai visto, cioè era davanti. Niente. Questa potrebbe essere la nostra unica chance di sopravvivere qui, di nuovo come comunità, anziché come singole famiglie. Le miniere si sono esaurite, il legname è abbondante e facile da raggiungere. Questi posti di lavoro ci servono. Ok. Apriamo sto frigo. Ma si può aprire di più sto frigo? No. È proprio, va bene, giornale. Poi al massimo riempiamo di là. Bevanda energetica, pesche. Sta roba qua è tutta utilissima. Qua c'era altra roba. Ah, ma c'è altra roba sopra. Sì, preso. Anche qua sotto. Allora, secondo me il cibo adesso, con tutto questo, ne abbiamo per noi, ma anche per riempire là. Però non abbiamo mica finito, eh. Qua c'è altra roba. Ma c'è un kit di pronto soccorso, vediamo. Antisettico, secondo me finiamo la storia dell'antisettico. Barattolo di caffè. Apriamo sta roba. Jeans logori. No, penso che ci interessino. Forziamolo. Dai, magari c'è qualcosa di interessante. Niente. Cerchiamo dentro qua. Cartucce per fucile, utilissime. Utilissime. Ok, non c'è nient'altro, sembrerebbe, nel negozio. Sti cavoli, abbiamo già trovato tanta roba. Possiamo già tornare nel posto là e vedere di scaricare la roba. Cioè, è già capire. Però vorrei andare a fare anche le missioncine e voglio andare anche dalla parte opposta del ponte a vedere che cosa c'è. Quindi
po' di roba c'è da fare, c'è sempre da fare. Andiamo a capire. Allora, torniamo qua prima di tutto e vediamo come l'antisettico lo contava questo. Sì, a posto, perfetto. Poi abbiamo il cibo, abbiamo il caffè, ce lo teniamo, vediamo un po', questo via, via anche questo, via anche le pesche, via la barretta energetica, quanto siamo a 12.000, via questo, conta anche questi, sì, quindi via, via, via anche questo, via anche questo, la tisana non penso che serva a contarla, ma siamo praticamente, ci manca 1.000, mica tanto, e 1.000 non è tanto, poca roba. Andiamo avanti. Allora, questi via, via tutti, questi li teniamo, ma sì, direi di tenerli qua, vediamo un po', perché pesiamo ancora un bel po'. È vero che abbiamo dietro un po' di cose che magari non ci interessano, tipo sta roba qua. Qua abbiamo della bevanda energetica, di cui una sta già scadendo, quindi sarebbe il caso di recuperarla. Qua siamo a posto. Qua c'è il combustibile per lanterne, ma siamo pieni là. Il kit per il cucito, via. E basta, poi qua tutto a posto. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. E andiamo dall'altra parte del ponte, subito, per vedere se troviamo qualcosa di interessante. Andiamoci subito. E poi da questa parte qua. E poi andiamo a vedere la mappa, perché c'è da trovare e da capire altre cose. Quello che ci serve a questo punto sono i funghi. Vedete che qua ci sono delle case. Sti cavoli. Bisognerebbe trovare i funghi. Quello sì. Sì, però non può essere stanca così. Una tanica. Può contenere combustibile per lampade ad olio. Cioè, abbiamo trovato un sacco di roba. Veramente un sacco di roba. Guardate, legno di cedro, un piede di porco che in realtà 100% lo tiriamo su. Male non fa, potremmo sostituire il nostro. Quindi va bene così, abbiamo trovato altra roba. Allora, giusto per non perderci, facciamo... Ma guardate qua, qua sicuramente c'è del fascio, carbone. Guardate, rischio distorsione, ma praticamente abbiamo già tutto quello che ci serve, tranne il cibo. Bisogna trovare altro cibo, però per il combustibile invece, sti cavoli, siamo già a posto. Se troviamo cibo qui, siamo veramente a posto. Quello che dobbiamo fare però è sicuramente, perché qua pesiamo un botto, ma poi neanche tanto. Allora, lasciamo questo e già questo va bene così. Ok, apriamo il frigo sperando che ci siano altre cose da mangiare. Sì, una Summit Soga. Summit Soga. Freezer, niente. Pane, niente. Armadietto, niente. Armadietto qua. Cibo per cani, va bene, mangiamo tutto qua. Qua un panno, non ci serve. Apri anche questo armadietto, dobbiamo perlustrare tutto. Niente, apriamo anche qua. Niente, microonde, caffè buono, va bene il caffè, tanto anche la tisana, tutte cose che ci vanno bene per scaldarci, per affrontare un viaggio, visto che abbiamo delle, ovviamente abbiamo degli obiettivi. Guardate qua, guarda, tracking nuovi. E cosa abbiamo qua? Abbiamo questi. Però possono sostituirli con questi, che è molto meglio di questi qua. Indossa e lascia. Ale. Da fare, fiammiferi, basta, fiammiferi. Sono già troppi. Qua non c'è niente. Qua c'è un letto. Potremmo venire a dormire qua invece che dormire nella sala là. Camicia leggera, tutta roba che potremmo in teoria rompere. Possiamo recuperare dal cesso un po' di acqua, ma direi che non ci interessa.
Abbiamo l'armadietto. Qua di solito ci sono dentro medicine. Fiammiferi non ci interessano. Pure la doccia. Credo che accendesse la doccia, invece no. Tavolo, tavolo, niente. Vediamo nel cassetto. Niente. Contavo di trovare un po' più roba, sinceramente, di mangiare. Invece no. Non so se ci basta quella, perché il più è mangiare. Il più, cioè è portare dal mangiare. Poi i funghi lì, l'idea potrebbe essere quella. Ho preso tutto, sì, qua, sì. L'idea potrebbe essere quella di, mentre andiamo a fare le altre missioni, di recuperare funghi che ci sono in giro, che sicuramente ci sono in giro, sicuro. Vediamo qua, qua si può aprire qualcosa qua, sì. Non c'è niente, sembrerebbe niente. No, niente. E qua hanno sprangato tutto, peccato. Peccato che hanno sprangato tutto perché poteva essere un ottimo posto dove recuperare altro cibo. Invece niente. Allora andiamo nella macchina qua, vediamo se troviamo qualcosina. Magari botta di fortuna, qualcosa da mangiare. Niente. Botta di sfortuna, non di fortuna. Però c'è un'altra casetta qua. Sprangata anche lei, niente da fare. Tutte sprangate. Dobbiamo stare attenti che pesiamo un botto. Però, qua. Carbonaia, c'è carbone. Mamma mia. Non l'ho tirato su perché secondo me siamo a posto. Ora dobbiamo tornare là. Scarichiamo le cose. Vediamo cosa ci manca. E poi capiamo le missioni che abbiamo da fare per capire il prossimo passo. Eccoci qua, finalmente siamo tornati. Ora andiamo subito a lasciare giù le cose e a formulare il piano che inizieremo a fare, direi. Allora, prima di tutto, qua, vai. Allora, ci manca il cibo. Cibo dentro questo, direi dentro questo e dentro questo. E siamo a posto, queste cose ce le possiamo ottenere molto bene. Dopodiché abbiamo la legna da ardere che abbiamo un po', in realtà abbiamo questo, uno quanto fa, ma il carbone fa una mazza praticamente, fa di più la legna del carbone in questo caso. Ok, poi dice ho altro combustibile. Interessante. Va bene, allora, diciamo che manca solo la storia del fungo di Reishi. Perfetto, che se non erro è qua. Ora, come cavolo si faceva quel... Non ce n'è altro? No. Ma come si faceva quel coso col fungo di Reishi? No, 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 devi prendere questo. Ok, era nel crafting, se non erro. Abbiamo qua probabilmente. Corteccia di betulla commestibile. Fungo di Reishi. Però qua fa l'infuso. E cavolo era fatto quel coso di Reishi? Innanzitutto dov'è? Ah, era proprio così, era buttato dentro. Era proprio buttato dentro così allora. Quindi basta fare questo. Ma fammene tre. Cioè praticamente così era. Ok. Andiamo qua. Qua ce n'è uno. Buttiamone dentro uno. Sette. Ok, perfetto. E otto alla grande. Ma alla grandissima. Questo ce lo teniamo di scorta. Iniziamo a svuotare un po' l'inventario perché abbiamo veramente ancora troppa roba. Tipo la tisana. Via la tisana. Il caffè ce lo portiamo. Queste robe qua. Via questa. E via questo. Via. Poi qua ci portiamo via tutto. Qua. Via questo. Via questo. Qua ok e qua ok. Quanto siamo? 24,43. Perfetto. Praticamente ci manca solo la legna che con l'ascia,
possiamo recuperarla. Però guardate qua, cioè razzia nei bunker di Joplin. Hanno razziato le scorte sulla lista di Joplin. Eventuali scorte rimaste potrebbero aiutarti a sopravvivere a Pleasant Valley abbastanza lungo a trovare una via d'uscita. Per lustro le scorte, sti cavoli, andrebbero fatte queste qua. Però veramente sono, cioè non sono concentrati in un punto. Cioè solo per ad esempio arrivare qua a Blackrock ci si impiega un fottio di tempo. E poi abbiamo usato le scorte Joplin per trovare provviste extra opzionale che probabilmente sarebbero potute servire per completare questo. Cioè lui ci dice, oh, se stai troppo, che magari sei più lento a fare le cose e quindi consumi più risorse, puoi andare anche qua. Sti cavoli, poi andrebbe completato questo. Torna in chiesa domani. Questo non l'abbiamo fatto. Domani è passato anche pistola lanciarazzi. Da quanto c'è una pistola lanciarazzi lì che non mi sono mai accorto? Mamma mia, bufera di neve. Benissimo. Allora, diciamo che in questa puntata praticamente abbiamo finito quello che dovevamo fare in realtà. Perché veramente manca poco. Cioè basterebbe ad esempio anche questa legna di recupero qua a completare, probabilmente. Ok. Di solito, ma qua... No, vabbè, dai. Anche qua l'acqua, non l'avevamo già tirata su. Lettera di ringraziamento. Una lettera di padre Thomas per ringraziare l'anonimo benefattore che ha restituito il manufatto. Posso solo ringraziarti per quello che hai fatto per noi e per aver permesso che la luce, mi stavo impappinando, di Dio splendesse attraverso le tue azioni. Chiunque tu sia, credo che tu abbia sopportato più di una traversia per restituire questo nostro modesto tesoro. Ma come cavolo scrivi, padre Thomas? Non ti dimenticheremo mai, padre Thomas. Missione completata. Wow. Va bene, allora, direi che qua abbiamo fatto. Non c'è altro. Per cui, direi che nella prossima puntata... Ok, qua c'è... si vede una ceppa di niente. Nella prossima puntata l'idea potrebbe essere quella magari di fare una delle missioni oppure completare questa e vedere cosa succede. Cioè adesso vediamo di capire senza fretta, capiamo, scrivetemelo nei commenti. Però in effetti se noi andiamo qua, facciamo così, no, non arriviamo, però siamo lì con l'accetta, riusciamo a ritirare sulle cose. Uè, padre Thomas, sono stato io a recuperarti le cose, sveglia. Ma detto questo, amici, vi dico che per questa puntata è tutto, andremo avanti da qua, quindi scrivetemi se portare a compimento questa oppure magari fare una di queste, non so, tipo questa piuttosto che questa. Piuttosto che questa è opzionale, potremmo farla magari facendo questa e poi questa? Non lo so. Vediamo, scrivetemelo nei commenti. Vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Da Amorugio è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!